Come una metastasi, l'andrangheta si infiltra nei tessuti sani della società, dal sud al nord Italia, senza fretta. È un tumore insidioso, racconta Giuseppe Di Bella, per 25 anni uomo di fiducia del super boss Franco Coco Trovato. Oggi pentito e collaboratore di giustizia, già considerato credibile dalla magistratura. È lui il protagonista del nuovo libro di Gianluigi Nuzzi e Claudio Antonelli, i cronisti di Libero, che per un anno lo hanno incontrato in segreto registrando la sua confessione shock. Loro ti ordinano pure di ammazzare tua madre. Tu la devi ammazzare. 59 anni, siciliano trapiantato da bambino nel Lecchese, dove fin dall'oratorio frequenta Franco Coco Trovato, Giuseppe Di Bella ha deciso di vuotare il sacco dopo che un cancro ha ucciso la moglie Federica nell'estate 2009. A lei ha promesso di non rientrare mai più nell'organizzazione e vive in simbiosi con il figlioletto che oggi ha 11 anni. Proprio recupero il credito, iniziato all'età di 17-18 anni. Così comincia per Di Bella la vita nel ventre della criminalità organizzata più potente del mondo. Una holding da 44 miliardi di fatturato all'anno. Intimidazioni, estorsioni, traffico d'armi, auto rubate, droga, rapine e morti ammazzati. Tutto testimonia Di Bella, pur di appartenere alla famiglia dominante in Lombardia, al servizio di un boss quasi brianzolo che veste alla moda, gira in Ferrari e impartisce ordini dal suo quartier generale nel centro di Lecco, la pizzeria Wall Street. Dove metteva i piedi lui, basta, si impadroniva di tutto e se qualcuno non collaborava arrivava agli omicidi. Il suo potere si insinua ovunque, nelle imprese, nei cantieri, nei sindacati, in nuovi patti con la mafia cinese. Tutto è partito da Milano, perché le più grosse famiglie sono a Milano. Ci sono i Di Stefano, ci sono i Piromalli, ci sono... Però quando si incontrano i giovani sono tutti qua a Milano. La mappa dell'andrangheta corre lungo la strada della Comasina. Tale è il prestigio del boss che nel 1990 l'Unione Commercianti di Lecco conferisce a sua moglie Eustina Musolino l'onorificenza del cavalierato di Betlemme. Lo stesso anno, afferma Di Bella, il boss decide di sostenere alle elezioni amministrative il nuovo movimento politico vincente della Lega. Lui stesso afferma di aver visto Gamma, un nome in codice dietro cui è facile riconoscere Roberto Castelli, a colloquio con Coco Trovato, la prima copia del libro è già nelle mani del procuratore Giancarlo Capaldo, capo della direzione distrettuale antimafia di Roma, per verificare affermazioni gravi come questa, respinte da chi ne è oggetto. C'era un uomo di prima vista, come Gianni Versace, che era un uomo che in tutto il mondo era conosciuto, che veniva a prendere ordini da Paolo De Stefano, dal gruppo De Stefaniano, o da Franco Coco, sicuramente non è una cosa di poco conto. Paolo De Stefano a me mi ha detto che in sostanza lui aveva Gianni Versace nelle mani. Io ho saputo che nell'83-84 lui collaborava, Gianni Versace collaborava con Franco Coco sul fattore di riciclaggio di soldi. Il gruppo Versace respinge sdegnato l'accusa e minaccia querele. Ma nel viaggio all'inferno raccontato da Di Bella tutto diventa possibile. Perfino l'affare, racconta il pentito, che gli propone il misterioso Alfa, la cifra astronomica di 1 miliardo di lire per rubare le ceneri nel camposanto di Moltrasio dello stilista ucciso. O il surreale pomeriggio del giugno 92 su uno yacht gigantesco in acque siciliane, dove Di Bella afferma di aver visto il capomafia Giovanni Brusca insieme a Giulio Andreotti e all'ex presidente della Repubblica Giovanni Leone. Quella volta mi spavento, ricorda Di Bella. 3 settimane dopo, Paolo Borsellino viene ucciso a Palermo. Il grande botto di esplosivo che Brusca gli aveva annunciato si avvera. Metastasi è un racconto sconvolgente di cui la magistratura dovrà verificare l'attendibilità. Ma è innanzitutto il dramma di un uomo che si autoaccusa di nuovi reati pur di raccontarci quanto si è accresciuto il potere del crimine organizzato, pur convinto che prima o poi gliela faranno pagare. Loro devono arrivare alla vendetta e basta.